No, dico signora Yolanda, anche lei nelle fotografie del nostro ospite. Lei lo sa che dove ci sono uomini io, sono io. Complimenti. Bravi. Complimenti. Bravi, no, complimenti a voi. Il nostro video editing, come al solito, Massimo Brocato realizza sempre le cose ad hoc che regalano emozione. Qui adesso abbiamo di nuovo la nostra ospite della prima mezz'ora. Che ha pianto per me. Tipo prefica, me lo sono messa tipo prefica, ma ha pianto per me. È stato bello, grazie. Poi grazie. Là dentro non ti dico. Mi avevano detto che non era alcolico questo aperitivino. Ma infatti non ha pianto. Poco d'alcol. Io che non so. Ti sei un po'. Non ha pianto perché è emozionata. Era l'alcol. Era l'alcol. Io sono astemia. Va bene. Allora. Poi ci siamo incrociati, un po' l'alcol, un po' iddu, ma allora, completamente. C'è il fotografo. Sì, abbiamo anche il fotografo di scena. Allora, i nostri due ospiti, finalmente insieme in questa mezz'ora conclusiva adesso della nostra trasmissione. Adesso inizia la parte divertente della trasmissione. Infatti adesso inizierà una parte assolutamente diversa. Orientate. Allora, intanto abbiamo, come al solito, una rubrica che l'anno scorso ha ricevuto grandissimi consensi. Sono 7 domande, 7 risposte, 7 finestre. In poche parole, dovete buttare giù qualcosa dalla finestra. Anziché dalla torre, dalla finestra. Noi, anziché dalla torre, usiamo quella della finestra. Quindi di queste 7... Sì. Adesso inizia la nostra Ornella. Sei pronto, Ornella? Attenzione, Ornella, devi dirmi chi butti giù, mi raccomando, che butti giù dalla finestra. Di queste 7 no, opzioni. Di queste due opzioni che io ti do. Opzioni, allora, sì, vai. Tra Mina e Ornella Vanoni, chi butti giù dalla finestra? Ornella Vanoni. Ornella poverina, Vanoni. Ci va sempre in mezzo la Vanoni. Tra Los Angeles e Città del Messico, chi butti giù? Ma Città del Messico. Mm. Dice chi sta tra la maglia di lana e la maglia di cotone, cosa butti giù? La maglia di lana. Però se fa freddo quella serve, diciamolo. Tra Michele Santoro e Bruno Vespa, chi butti giù? Bruno Vespa. Ma non suggerire. Madonna, aspetta, prego. Tra Michele Santoro e Bruno Vespa. Vespa. Ma Bruno Vespa. Bruno Vespa. Sì. Tra Ti lascio una canzone e Io canto, e lì vedo la disperazione. Io canto una canzone per te. Chi butti giù tra queste due trasmissioni? Ah, io sto cantando. No, no, la, solo due, piace, due. Lo so, lo so. Sono due trasmissioni. Tra Ti lascio una canzone e Io canto. Cosa butti giù? Ti lascio una canzone. Bene, bene. Tra il tango argentino e la samba brasiliana. Ma ti dirò che sono belle tutte e due, però ne dobbiamo buttare giù qualcuno. E allora io mi tengo il tango argentino. E butti giù la samba. E butto giù la samba. Sono mi uccideranno, d'accordo. Lo so, ma... Sono d'accordo, perché tra poco sentiremo anche... Poi il tango argentino... Tra poco sentiremo anche... La sensualità. Lo dicevo, tra poco sentiremo anche gli uomini della strada, gli uomini della strada. Sondaggio. Che, il sondaggio, così capiremo se... Ora mi dirà perché. Sono dei confronti. Tra il film Via col vento e Titanic, cosa butti giù? Mamma mia, nessuno dei due, figlio mio. Purtroppo uno la devi buttare giù. Una produzione cinematografica la devi buttare giù. Se dicessi Via col vento? Ci starebbe, ci starebbe perché qualcosa di nuovo, insomma, quello è un classico, mi tengo Titanic. Ti tendi, ok, perfetto. Allora, a questo punto, dopo aver sentito le risposte della nostra ospite, sentiamo cosa ne pensa la gente per comune. Strada con un sondaggio condotto da Luca Maugeri. Guardiamolo insieme. Nuovo appuntamento con Scusi Lei Che Prende. Andremo ancora una volta in giro per le strade della nostra città e vedremo un po' la gente comune cosa ne pensa sulle nostre 7 domande e soprattutto chi preferisce e chi butta giù dalla finestra. Mina o Ornella Vanoni? Ornella Vanoni. Ornella Vanoni. Ornella Vanoni. Ornella Vanoni. Ornella Vanoni. Città del Messico o Los Angeles? Los Angeles. Città del Messico. Città del Messico. Los Angeles. Città del Messico. Cosa butta giù dalla finestra? Maglia di lana o maglia di cotone? Quello è amico mio, che non lo posso sopportare. Maglia di cotone. Ma forse la maglia di lana. Quella di lana. Maglia di lana. Maglia di lana. Butta giù Michele Santoro o Bruno Vespa? Tutto lui. Bruno Vespa. Vespa. Mi dispiace per lui, però preferisco Santoro. Tutto lui. E su come non lo posso scegliere? Vabbè, puntiamo già a Santoro, avanti. Ok. Bruno Vespa. Bruno Vespa. Cosa butti giù dalla finestra? Ti lascio una canzone o io canto?
ti lascio una canzone. Io canto. Io canto. Io canto. Io canto, sì. Io canto. Entrambe? Ti lascio una canzone. Nessuna dei due si può. Io canto. Io canto. Cosa butti giù dalla finestra? Il tango argentino o la samba brasiliana? Il tango argentino. La samba brasiliana mi piace. La samba brasiliana. Samba? Samba. Samba brasiliana. Tango argentino. Tango argentino. Samba. Cosa butti giù dalla finestra? Via col vento o Titanic? Via col vento. Titanic. 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 Non ti so dire, perché più che l'altro magari Titanic, magari. Magari. Sai. Grazie. Perché è un film molto bello, molto romantico, molto accogliente. Con tutto cuore, la canzone che è stupenda, la canzone che è stupenda, che ti fa calore, di darti calore tutto quanto, giusto? Questo penso che è quello che volevo esprimere. Abbiamo quindi sentito anche la gente comune, la gente della strada, su queste sette domande e su queste risposte. Sì, assolutamente originali. Ho vinto. No, diciamo che in linea di massima le tue risposte sono state quasi come quelli della gente comune. E adesso è il momento di Cosimo. Sentiamo un po' le tue sette risposte con le tue sette finestre a disposizione. Allora, chi butti giù tra Venezia e Napoli? In giornata però. Napoli. Ok, Napoli. Butti giù Napoli? Ma tu sei dal... Vabbè, troppo... Vabbè. No, ma perché a Venezia ci ho vissuto. Ah, beh, allora. Non conosco Napoli benissimo. Ho capito. Tra Giorgio Armani e Dolce Gabbana, chi butti giù? Tutti lui, no, sto scherzando. Scusi, dottore, ma Dolce Armani. Gabbana è unico? Sono... No, Dolce Gabbana è la coppia. Armani. Butti giù Armani. Allora, tra la trasmissione Report e Servizio Pubblico, chi butti giù? Servizio Pubblico. Allora, tra il vino rosso e il vino bianco, cosa butti giù? Mi fido del colore perché non bevo, per cui il bianco. Il bianco, anch'io sono di questo. Tutti d'accordo sul bianco? No, io preferisco il vino rosso. Tu rosso, tu io rosso? Io amo il bianco. Ho capito, vabbè, solo io bevo il bianco insieme. Io amo, ma io se sono astemia. Ah, tu ami il bianco? Io se devo sorseggiare un buon vino, preferisco quello rosso. No, io perché non bevo, per cui mi baso sul colore. Tra Franco Battiato e Carmen Consoli, chi butti giù? Guarda, facciamo per un fatto di convenienza, visto che è assessore. Infatti la console. No, per un fatto di la console, ma no, non butterei nessuno, giusto perché è un gioco. Devi fare una scelta, un gioco la console. Butti giù. Mi ha letto nel pensiero, ho detto dai, teniamocelo buono per adesso. Corriere della Sera e Repubblica, chi butti giù? Il Corriere. Il Corriere. Mentre invece tra una vacanza ad agosto ed una vacanza a dicembre, cosa butti giù e ti tieni? La vacanza di dicembre. Te la tieni. Me la tieni. E questo siamo d'accordo tutti, perché ad agosto c'è troppa confusione e quindi non possiamo assolutamente sbagliare. Bene, a questo punto dobbiamo anche sentire il parere della gente comune. Vediamo un pochettino cosa hanno detto gli intervistati da Luca Maugeri. Quale città buttate giù dalla finestra? Venezia o Napoli? Napoli. 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 Giorgio Armani o Dolce Gabbana? Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Ok, Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Airport o servizio pubblico? Servizio pubblico. Tutte e due. Uno. Servizio pubblico. Franco Battiato o Carmen Consoli? Carmen Consoli. Corriere della Sera o Repubblica? Corriere della Sera. Vacanza d'agosto o vacanza a dicembre? Vacanza d'agosto. Vino bianco o vino rosso? Rosso. Bene,
Bene, bene, a questo punto che dire? Il testimone, che c'è quel giochino che io adoro. Per la serie adesso Ornella farà una domanda a piacere a Cosimo, sì, e Cosimo poi farà una domanda a piacere, ad Ornella. Basta che non sia una domanda domande troppo... Domande al peperoncino. No, ma non troppo da guerra. Ah, però. Ma... No, mi smorzi, Toni, domande al peperoncino. Mm. Domande al peperoncino, quindi cose una. Un po' spinte, no? No, vabbè, non lo so, è una domanda a favore, a piacere. Allora, una domanda Ornella verso il nostro ospite. Certo che stasera è stata... Beh... Allora, aspetta un attimo, fammi concentrare perché... Se no, eventualmente la facciamo fare prima Cosimo, eh? Così tu nel frattempo ci pensi. Allora dai, invertiamo. Cosimo, va bene, dai, va bene, va bene. Sì, ma la faccio perché lei è carnale, non sì, perché... Mm. Qual è il posto più erotico in cui hai fatto l'amore? Wow! Ragazzi, ma doveva essere domande. Una domanda tranquilla. No, lasci stare le domande che piacciono a me. Vabbè, ok. Fantastico. Okay, allora vedi che come dico io. Vabbè. Io volevo cercare di tenere la siamo situazione. Già in fascia protetta, vabbè, quindi va bene. Che ha detto il posto? Il posto più erotico dove hai fatto l'amore. Che ne pensato più erotico. Più romantico. Secondo me sarebbe anche romantico. Lo decidi tu. Ok. Ma... Ci sono tanti posti, no? Non è che ce ne sono. No, qual è stato il tuo? Questi ce ne sono tanti, magari ha più da lambaraio, però. Un po' difficoltoso, però può succedere. Posto, vediamo. Ma nel cielo blu. Beh, in aereo, vabbè, in aereo. No, in aereo no. In treno, per esempio. In treno, oppure, che ne so, sugli scogli. No, ma non è una cosa che dovresti fare. Dove l'hai fatto? Cioè, non dove potresti. Dove lo hai fatto materialmente? Sì, ma questo l'ho capito, l'ho già detto. Ah, l'ha fatto sul treno, sugli scogli. Basta. Adesso ti puoi vendicare. Giustamente dice bene la signora. Se poi ci dici le tratte. Ti devi vendicare adesso. Le tratte. Tremendo, allora. Vabbè, ma qualcosa devo rispondere. Devi. Certo. Allora, la domanda adesso di Ornella nei confronti di Cosimo. E tu Cosimo? Ribattiamo la domanda. No, perché qua ha detto domande al peperoncino. Lo vuoi detto? Ma dico pure punto e luogo. Via, numero civico. No, punto e luogo a noi non interessa. Diamo soltanto io così, luogo generico, non l'indirizzo. No, vi dico... Vi giuro. Non guardare me. No, stiamo aspettando, siamo vi tutti giuro, così. Vi giuro, vicino ai quattro canti, per cui ero su via di San Giuliano, sul cofano della macchina. No. Ma pensa un po'. Questa è una dichiarazione... Di notte. Tu zitta, quadro, ti voglio dire. Erano spero le che due ci sia, di notte. È perfetto, il favore delle tenebre, altrimenti... Le due di notte. Okay, è andato tutto tranquillo. Tranquillo. Non dico, non è intervenuto nessuno. No, grazie a Dio no, anche perché due eravamo già troppi. Fantastici questi ospiti, fantastici. Assolutamente. Attenzione, perché adesso da questa settimana inseriamo una nuova piccola rubrica all'interno della nostra trasmissione. Noi adesso faremo vedere una fotografia ad Ornella ed una fotografia anche al nostro Cosimo e voi dovete regalarci la vostra emozione appena vedete appunto questa fotografia che vi facciamo vedere. Sono due fotografie diverse, in modo che così cercheremo di capire, carpire le vostre emozioni singole. Quindi senza neanche pensarci troppo, ciò che vi suscita la prima la cosa visione che vi viene di questa mente. Foto. Bene? Eccola qua, l'immagine di Ornella. Oh, che bella. Tra l'altro sottolineiamo una cosa importante, che le fotografie sono in esclusiva per Scusi, lei che prende... per la nostra trasmissione realizzate da Luca e Mirko Maugeri, quindi sono fotografie che non vedete mai da nessuna parte e sono tutte fotografie molto artistiche, molto belle che Luca ci ha voluto regalare per questa trasmissione. Allora, che emozione ti dà? Questa è una foto, un'emozione. Che emozione ti dà questa foto? Allora, sicuramente serenità. Molta serenità e... Spazi? No, infinito. Cioè l'infinito è anche molto... Poi il mare, no? Il mare, la mia terra, la Sicilia. Quindi allora, infinito. Serenità. Infinito, serenità, silenzio. Silenzio. Bella sensazione. Cioè l'infinito di Leopardi. Lei ha detto tutto, mancano due passaggi solo ed è l'infinito di Leopardi. No, adesso voglio vedere tu come ti comporterai. Complimenti
alla nostra Ornella. E adesso vedremo un'altra fotografia. Sono curiosa perché io non le vedo prima, cioè anche per me è la prima volta. Allora, la prossima fotografia è per il nostro Cosimo Coltraro. Guarda qua, sembra una fotografia normale, ma credo che non lo sia, perché perché comunque insomma c'è un treno, ci sono dei fili elettrici, c'è in lontananza un infinito di nuvole. Allora che emozione ti è uscita? Allora, te ne posso dire un po' di roba? Allora, intanto pensi che sia una stazione sì, vuol dire partenza vuol dire decisione, partenza vuol dire crescere, partenza vuol dire cambiare vita, prendere delle grandi decisioni, e proprio gli spazi che si vedono da quelle parti danno il senso che non sai dove andrai a finire, hai preso solo una decisione ma non sai dove andrai a finire. Il fatto che possa sembrare una stazione, è per esempio la stazione che è già diversa dall'aeroporto, la stazione più accessibile a tutti, il treno è più accessibile a tutti, l'aereo è per ricchi, il treno è per tutti. Per viaggiare, per cui dentro un treno puoi incontrare una moltitudine e ti rendi conto quanto è grande il mondo. Ma il treno è anche fuggire forse? Cioè comunque prendere delle grandi decisioni. Più dell'aereo, perché l'aereo, un aeroporto non ti dà la cifra di quella che è una città, mentre la stazione, le distanze ti fanno capire quanto è grande il mondo. Allora, noi siamo ogni quasi... cosa ha un'anima. Brava. Quindi Luca fotografa l'anima. È vero. Io ho già visto alcune fotografie e credo che abbia veramente carpito delle emozioni fortissime, e lui le riesce proprio a trasmettere poi attraverso poi le fotografie. Ognuno poi legge un qualcosa di diverso. È vero. Ognuno le interpreta secondo le interpreta, certo. Va bene, dicevo, siamo quasi in chiusura della nostra trasmissione e dobbiamo soltanto ringraziarvi intanto, perché è stato piacevole trascorrere questa ora e mezza insieme a voi. Abbiamo e li visto... ringraziamo con un cadeau. Sì, no, dicevo, abbiamo visto l'emozione di Ornella con le sue lacrime, ma lacrime assolutamente veritiere, non erano preparate, e ha suscitato, almeno personalmente, grande emozione. Quindi ti ringrazio, perché stavolta l'emozione me l'hai data tu. Con Cosimo ho scoperto altri lati. La simpatia lo abbiamo tenuto un po' a freno, perché lui è irruento, è un cavallo di corsa, diciamo sempre. Io mi sono un po', forse... Cioè, dico, ovviamente, sai, non è, le domande che avete preparate, non sì. è che io non sapevo nulla, quindi è stato sottolineiamolo questo, certo. Ormai una si sente anche un po' col mitra puntato, ecco, poi siccome riconosco di essere una persona riservata, possibilmente un'altra persona avrebbe... Certo, però ti sei comportata bene. È quello, cioè, comunque, vedere la reazione spontanea. Brava. Non perché io non sia sincera, anzi, però... No, ma infatti le tue risposte anche, voglio dire, sono state carine, solo la tratta del treno. Ma io ho sparato, cioè poi tu hai detto, li posso più... Cioè effettivamente forse la sua sul cofano della macchina, io ho sparato il treno, no, gli scogli, vabbè, ma non c'è problema, cioè, non c'è lui problema. Un va bene così, più... va bene così. Noi vi ringraziamo, e come diceva anche la signora... Vi ringraziamo con un cadeau, una Yolanda? Raccolta dei primi, insomma, i pezzi più belli. No, emozionanti, più belli degli ultimi 50 anni. Di musica. Bellissima. Sì, ed è una raccolta musicale che probabilmente racconterà anche a livello musicale la vostra vita di ogni giorno, perché queste mie scelte musicali sono sicuro che rappresentino anche il vostro pensiero musicale, il vostro perché anche ricordo. La musica appunto crea emozioni. È vero. Per riallacciarci alla foto di bene, oggi si è scatenata. Grazie. Lei, signora Yolanda. Sì. Dobbiamo ringraziare chi cura il mio look, quindi sì. Magic Hair Parrucchieri, via Coronato 96-98 Catania. Come la invidio con questi capelli, signora Yolanda. Magari un po' gli mentre io penso. Invece volevo ringraziare naturalmente anche il nostro partnership, che è il bar Androne, che si trova in via Androne 79 a Catania, che insieme a Damiano insomma ha rifocillato i nostri ospiti. Voglio ringraziare il nostro scenografo, nonché fotografo di scena, nonché partner ufficiale anche di tutte le belle trasmissioni realizzate da Play Village, ovvero l'architetto Salvo Campo. Ringraziamo anche la realizzazione in video sigla di Valerio Di Falco, del nostro videomaker che ha così emozionato tanto la nostra ospite Massimo Brucato. Luca Maugeri per i servizi esterni e per le foto. Bravo per le foto. Un saluto naturalmente che rivolgiamo anche in maniera...
bella, forte, dichiarata alla nostra donna quadro di questa settimana, Miviana Monteleone. Sempre troppo belle. Ma è troppo, dobbiamo, forse dobbiamo prenderle belle, no, perché no, sono che quadri sono. Dico bene? Oh cavolo, specialismo siciliano di quello lì, doc. Io sarei per chiedere il quadro a Cosimo, cioè se lo porto, io pure. Se lo porta, via. Chissà, è un'idea mia. Potrebbe succedere. A me piace l'idea, poi. Potrebbe avallo, succedere. Avallo, è bellissima questa. Io direi di chiudere perché laggiù si sta mangiando tutto cosa. Vedo che vi state gustando. Sta dicendo una cosa veramente gravissima, perché la giusto è da un mesetto che fa la dieta. Ecco, questo lo posso allora dire. Scatenati, ma questa non per sera. Dimagrire, proprio no. Per così per sentirmi un po' più leggera. Ecco. Comunque però complimenti. Stasera, come si fa a rinunciare? È vero. Complimenti ad entrambi per la simpatia, perché siete veramente simpatici. Va bene, è simpatica anche lei, signora Yolanda. Le saprò dire, sì. Signor Tortorici, di questa raccolta. Benissimo, d'accordo. Saremo in attesa trepitante se le cose sì. Sono piaciute grazie. O meno. Perché siccome ho deciso di cambiare invece del cofano. Sì. No, dentro la macchina, per cui ci la musica vuole, ci deve essere sottofondo metto musicale. Questo va bene, noi ci congediamo da voi, vi diamo appuntamento naturalmente la prossima settimana il martedì a che ora martedì in diretta? Sera alle 20:30 su Sesta Rete, poi in replica nei giorni successivi e un saluto e un ringraziamento naturalmente anche al nostro solito regista Ciccio D'Acota. A tutti l'appuntamento alla prossima settimana. Buonanotte.